Ma è stata una partita, credo, molto tattica. Noi abbiamo fatto una partita diversa da come la facciamo solitamente. E certamente il Genoa, oltre ad essere, avere ovviamente più qualità di noi come squadra, è una squadra che gioca molto su quelle caratteristiche che a noi ci fanno sempre male, che sono la fisicità, l'aggressività. E noi abbiamo controbattuto con un po' di sagacia tattica e con qualità e con delle ripartenze, perché era l'unica cosa da fare oggi, perché per il nostro tipo di gioco, contro il Genoa che usa molto l'ampiezza del campo, avremmo fatto molta fatica. E allora sono cambiati gli interpreti più che altro, non tanto il modulo. E questi interpreti che avevano caratteristiche diverse, con Zampano da una parte e Mitrizza dall'altra, l'uno molto più difensore che andava a coprire l'ampiezza del campo e l'altro Mitrizza che entrava dentro. Quindi sostanzialmente in fase di non possesso cercavamo di coprire l'ampiezza del campo con Zampano e direi che i ragazzi sono stati bravissimi perché poi abbiamo rischiato veramente poco, abbiamo fatto un'ottima partita. Personalmente non parlo mai dell'arbitro sia a livello sia in negativo che in positivo. Oggi in positivo perché ovviamente siamo rimasti in doppio vantaggio numerico, però queste sono decisioni dell'arbitro che lascio interpretare agli altri. A me interessa il campo, sinceramente. Questa è la seconda partita che finite in 11 contro 9, ma non riuscite a vincere. È un problema? Cosa vi manca? Cosa ci manca? Ci manca il gol, perché creare creiamo. Anche oggi, un paio di circostanze, se fosse entrata la palla, magari avremmo anche vinto, l'avremmo anche potuto prendere su una ripartenza di Laxalt. Però ripeto, noi siamo una squadra molto giovane, molto inesperta, abbiamo un paio di ragazzotti come Campagnaro, come Bizzarri, che sono gli unici che hanno giocato in Serie A. Probabilmente paghiamo un pochino il gap con gli esordi di tantissimi ragazzi in Serie A, gli esordi di tantissimi ragazzi in grandi stadi come questo, che possono anche influenzare e certamente dobbiamo migliorare. Abbiamo giocatori che devono crescere tantissimo, siamo una piccola squadra che non può permettersi di andare a prendere giocatori pronti. Probabilmente con giocatori pronti queste partite le avremmo vinte. Abbiamo giocatori da formare, da crescere, da plasmare che possano diventare giocatori forti, hanno tutte le potenzialità e questo possiamo fare noi e questo facciamo e direi che lo facciamo molto bene, cresceremo.